e ci ricolleghiamo a quanto dicevamo poco fa. Prima parlavamo della presentazione che ci sarà alla Libreria Claudiana martedì prossimo del volume Il rumore delle bombe alla Claudiana di Torino in via Principe Tommaso, e chi ci ha raggiunto sarà Platone, libraia della Libreria Claudiana di Torino. Ciao. Eccomi qua, eccomi qua. Eccoci qua. In realtà non parliamo tanto di questo volume, Sara, ma ti abbiamo invitato perché insomma siamo a fine maggio e insomma tra poco sappiamo che arriverà un appuntamento estivo a cui teniamo particolarmente e a cui tu tieni ancora più che noi, e che è Pralibro, che compie 20 anni anche quest'anno. Wow. Salirà in Alta Val Germanasca a Prali. Compie 20 anni, sarebbero 21 perché noi abbiamo saltato un'edizione purtroppo per la pandemia. E quindi quest'anno sì, festeggiamo i 20 anni, è incredibile, se ci penso mi fa un po' strano. Immagino. Allora, per chi non lo sapesse, ecco, non diamo per scontato, Pralibro appunto questa rassegna letteraria, culturale, musicale anche, perché poi insomma si è davvero allargata in questi anni coprendo vari ambiti e vari zone anche di cultura diverse, che si svolge nei mesi di luglio e agosto a Prali in Alta Val Germanasca, ed è storicamente sempre stata curata, proposta, condotta insieme alla Chiesa Valdese di Prali dalla Libreria Claudiana di Torino e dalla libreria Il Ponte sulla Dora, sempre di Torino. Esattamente, sì. E quindi tu, Sara Platone, insieme a Rocco Pinto della libreria Il Ponte sulla Dora, insomma, avete davvero seguito l'evolversi di questa manifestazione. Sì, sì, anche perché noi ci trasferiamo d'estate a Prali, quindi fisicamente siamo lì, e anziché fare le ferie, insomma, lavoriamo in un posto fresco, bellissimo. Come dicevi tu, appunto, siamo ospiti della Chiesa Valdese, quindi la Chiesa si trasforma, diciamo, in un luogo di appuntamento, e il Tempio ospita proprio tutte le conferenze, i dibattiti, le presentazioni di libri, e la Sala Comunitaria invece si trasforma in questa grande libreria, che è una libreria un po' particolare perché è una libreria dove i libri sono tutti appoggiati di faccia, no? Non ci sono scaffali. È una libreria montessoriana. È una libreria montessoriana, alla portata di tutti, insomma, accogliente. È vero, poi c'è la sezione bimbi bellissima, con libri a portata di mano. Sì, devo dire è anche tanto frequentata, quindi negli anni poi abbiamo migliorato ovviamente l'esposizione, ma è accogliente, inclusiva, soprattutto dall'anno scorso, perché ti ricordi? C'è la rampa. Che abbiamo sì, inaugurato la rampa per disabili, è che vero. Poi abbiamo visto che viene utilizzata da tantissime passeggini, persone. Passeggini, sì. Persone anziane, come diciamo sempre, insomma, essere accoglienti, pensando magari, è vero, a una certa tipologia di persone che possono avere difficoltà, ma vuol dire essere accoglienti per tutti. Quindi, insomma, l'abbattimento di una barriera architettonica non fa del bene solo a chi ha delle problematiche di mobilitazione, ma anche a chi non ce li ha, perché davvero fa in modo che tutti possano accedere. Ma sì, sì, assolutamente. Poi abbiamo visto che comunque negli anni, come succede in tutti gli ambiti un po' culturali, comunque l'età media è un po' alta, e quindi insomma anche difficoltà di deambulazione, perché il Tempio di Prali ha questa lunga scalinata per accedere, no? E quindi era parecchio tempo che le persone ci dicevano: ah, abbiamo visto il programma ma non riusciamo più a fare questa scalinata, che sembra un po' quella di Sanremo, no? Sì, è vero. Sono anche tanti, se non si fa sono tanti, tanti scalini, sono e tanti. Quindi insomma dall'anno scorso siamo, diciamo, accoglienti, e quindi vi aspettiamo a maggior ragione quest'anno. Esatto. Senti, 20 anni, avete pensato qualcosa di speciale per questa edizione? Sì. Numero 20. Allora, abbiamo pensato a qualcosa di speciale, però vediamo se poi riusciamo a realizzarlo, perché sai, un conto sono le idee, i sogni. Allora, noi abbiamo pensato, abbiamo cominciato a lavorarci già l'anno scorso, questo volume è una raccolta di racconti su Prali. Abbiamo chiesto anzitutto ai pralini che vivono Prali, che hanno conosciuto la rassegna, ma anche a tanti ospiti, quindi abbiamo cominciato a raccogliere questo materiale e speriamo di riuscire ad avere questo volume, che è un volume che non parla necessariamente di Pralibro, sai che noia, però che parla di Prali,
e quindi declina. Una dedica al paese che vi ospita. Una dedica al paese che ci ospita, alla valle, insomma, poi vengono fuori tante sfumature, sicuramente tutto l'ambiente valdese, la chiesa che ci ospita, la cultura che si percepisce, però poi appunto anche libri, incontri e poi vacanze, perché tante persone vanno lì in vacanze, c'è quindi tutta la parte di soggiorno invernale, racconti sugli sci e invece grandi camminate d'estate, insomma... Immagino, camminate che tra l'altro anche in Pralibro ogni tanto sono inserite in questi ultimi anni. Sì, e ce ne sarà una proprio, adesso non vorrei dimenticare, comunque una il weekend del 29-30 luglio, comunque organizzata dal Centro Culturale Valdese, che vedo che qui ha una parte dello stand. Sì, è vero. E quindi una bella passeggiata, sì, una bella occasione. Poi cosa ricordare ancora di Pralibro? Beh, il fatto che sempre di più in questi anni l'avete reso appunto un festival della valle, un festival diffuso, perché avete dislocato un po' di appuntamenti anche a Rodoretto, in altre frazioni di Prali, che non è per forza, diciamo, la parte di Ghigo, sì, più centrale, quindi è un modo per diffondere. Anche quest'anno sarà così, ci saranno delle attività a Villa. E ci saranno delle attività a Orgere, che è una borgata, Agape sicuramente, e poi magari vediamo di dislocare altre attività, diciamo, lo facciamo ovviamente per far conoscere il territorio. Certo, che è molto bello tra l'altro, e poi collaborate con la Proloco, avete delle tantissime iniziative anche per i bambini. Ecco, guarda, sui bambini noi quest'anno abbiamo pensato di fare un piccolo festival per bimbi che si chiamerà Pralibrino e sarà il 4, il 5, il 6 di agosto e appunto con la collaborazione della Proloco di Antonio Argenio abbiamo deciso di dedicare proprio questi 3-4 giorni a loro. Abbiamo invitato tanti scrittori e scrittrici per bambini, illustratori e illustratrici. Che bello! E una compagnia teatrale, possiamo già dirlo perché ha accettato l'invito, che verrà da Bologna, quindi ci sarà anche uno spettacolo molto interessante. E quindi sì, diciamo, un investimento sui giovani lettori, che effettivamente ci sembra la cosa migliore da fare in questi tempi di mancanza di lettura o comunque di diminuzione di lettura. Investire sul futuro ci sembra la cosa migliore da fare. Bene, allora vi abbiamo raccontato già quasi tutto, ma non svegliamo di più, ci sarà tempo poi per tornarci. Intanto io ringrazio Sara Platone che ma è stata con voi, noi. Ma grazie. 23 di luglio? 22, un sabato. 22. Dal 22 di luglio al 20 agosto. Pralibro in Alta Vargine Germanasca a Prali e dintorni, 20 anni di Pralibro, quindi yes, non mancate almeno ad un appuntamento, sicuramente troverete il modo per esserci perché ce ne sarà per tutti i gusti, per tutte le età e per tutte le esigenze. Grazie Sara. Grazie Daniela, grazie Radio Bequit.